Un minuto con Padre Pio dalla sagrestia della chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Foggia, Foggia Sant'Anna. Oggi vogliamo raccontare a tutti voi quello che fu il 2 giugno del 1946, la nascita della Repubblica Italiana, che avvenne a seguito dei risultati, come ben sappiamo, del referendum istituzionale di quella famosa domenica 2 e lunedì 3 giugno del 1946, che venne indetto proprio per determinare la forma di Stato da dare all'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anche Padre Pio andò a votare. Erano le 12:15 di quella domenica del 2 giugno, nessuno sapeva niente, infatti anche gli stessi confratelli raccontarono che loro non erano a conoscenza del fatto che Padre Pio dovesse scendere in paese per andare a votare. All'ultimo minuto si decide e va a votare, venne accompagnato in macchina, subito la gente si accorse che c'era Padre Pio in quella macchina. Appena arrivato all'edificio scolastico verso il centro del paese si accorsero che era lui e subito cominciarono ad accalcarsi accanto all'auto di Padre Pio, e poi però riuscì a salire per andare a votare. Ma quello che ci interessa è quello che scrive Padre Agostino nel suo racconto. Il Partito Democristiano ha avuto la maggioranza assoluta, molti del partito contrario se la prendono proprio con Padre Pio, dicendo che la sua sola presenza ha tolto molti voti. E allora, scrive Padre Agostino, Satana freme.